Ah, giusto. Ok, Esattamente. bene, stiamo partendo. Siamo online. Gran Premio dell'Azerbaigiangi. Ok, C'è una falta, si è aggredito. Giancerebbe Marco Isi. Ovvio. Festeggiamo i 70 Gran Premi di Formula 1 Life, qualifica 1. Ho già la musica pronta. Vediamo quale sarà. Allora, ne ho pronte due. No, non quella, l'abbiamo già usata. Siamo fuori di testa, ma diverso da loro. Ce l'ho. Vediamo il meteo. Attesa di giocatori. Waiting for player. Beh, non funziona, lobby da rifare, viva. Non capisco se stanno scegliendo le gomme o cosa, Ma perché. deve essere finito il tempo prima. Ma va bene. Ma come scrivo Lascio io? Sheffer. Solo Giorgio. Giorgio Muratore. Andiamo bene. Ma però secondo me se esce rientra parte e poi riesce a unirsi. Anche se non lo so, bisogna vedere se gli fa prendere la macchina. Deve chiudere il gioco. Il controllo. Che gioco stupido. È Uscito. uscito. Ma non va però. Mamma mia, proprio, cioè, non più lento della Caterham del 2013. Sole, incredibile. In che senso? Non conosco questo meteo in Q1. Che cosa sta succedendo? Vai, parte la canzone. Manca in gara solo. Giuro che era ciò che sognavo fin quando è stato il mio compleanno. Tutti i Enzo, neanche in gara piove. No, è nuvoloso, 45 minuti. Hai visto meteo limpido, Mario? Ivan Benz. Ok. Oh, vedi che posso fare io? Ok, basta. Q1 Dopo qui che ne però come al arriveremo. solito è inutile, quindi vabbè. Vediamo se qualcuno riesce nell'impresa di uscire in Q1 come Bob Lee. Purtroppo non c'è. Così va bene. Grazie. Se non c'è Alex Santoro oggi, quindi un concorrente in meno. La lotta per entrare in Q3 si fa più serrata. Ma c'è Uto Pix non ha capito un cazzo è l'unico che Utochips. esce con la gomma sbagliata. Cioè, cosa non capiscono?
di fare il giro con gomma rossa, e l'ho scritto sia su WhatsApp che sulla Play. Vabbè, allora. Che cazzo? A me come al solito non arrivano le notifiche, quindi. No, non lo so, perché io l'ho visto fermo con la like. Come si to- ecco qua, bene. No. Ottimo, ecco, ecco chi è uscito. È riuscito nell'impresa di uscire. Non so nemmeno dove sia. Aspetta. No. No. Party in a dangerous location. Cioè ha parcheggiato la macchina. Bene, fuori uno. Ma a me non può fare nulla, il lobby. No, a me sì. No, a quanto pare è stato squalificato Guardians perché si è affermato la macchina in un punto pericoloso. Ma poi c'è la bandiera gialla che si muove, non capisco che... Vabbè. Seguiamo Ivan Van Marken. Marco, se noti qualcosa di strano dalla minimap, ovviamente dimmelo. Sì. Sei riuscito a notare le Ferrari, le Renault che sono entrate in box nello stesso momento. Non so bene come te ne sei accorto, però. No, 14. Mamma mia, Ivan. Così vicino al muretto. Siamo sempre 14, perché in realtà c'è il solito bug che... Alberto ha cambiato casco. C'è il solito bug che... Si parte dal secondo. Alberto ha messo il casco rosa. Forse il casco celebrativo. Per serbo. Per super serbo. Il suo idolo. Per Galles, che è il suo idolo Galles. Mamma. Oddio. 39.7, mi sembra un buon tempo. Mi è uscito che hai parcheggiato la macchina in un posto pericoloso. Ok, bel traffico. Ci non vuol dire rientrato? Allora, sì. Outlap, sì. Bisogna vedere se poi è il bot che gli fa l'outlap, però in teoria... Sì, la macchina c'è. Cioè... Ecco, Super Seb non... un altro di... 1.53 Utopix, scusa. Ah, ecco, ho perso le rosse, ok. Non so, forse ha rodato le gialle, forse se ne è accorto dopo. Comunque bravo, corretto. A rimettere le rosse, quindi tutti su gomma rossa. E si vola. E si gode. Super Seb non ce la fa a fare un giro sotto al limite, te lo dico. Mentre davanti se le suonano 13 millesimi. No, ok, sotto di 7 secondi. Sì, ha bloccato, sicuro. Non è il bot. Chiude. Super Seb, 46-0, quanto basta. Ma devono rientrare tutti i box, quindi... Mattia sicuro si lancerà per il fucsia della sessione, infatti...
Fuxia 21. Inquadratura meravigliosa. Si vede tutto meno che la pista. Matteo sarà l'ultimo a far segnare il giro perché è a inizio pista nell'outlap. Non ho capito bene che è successo, forse può essere abbirottolato, non lo so. Ma ora è Utopix che fa completare il suo giro. 1.41.6. No, 1.41.0. E davanti sono vicini, se non si considerano i primi. Che mamma mia, per il giro veloce. No, 46. Boh. Mi sembrava un tempo competitivo. Mauro ha alzato il piede. Finito la benzina? No. No, dicevo Mauro, non Mario. Ah, anche le tinte adesso. Non so che gioco sta giocando Mauro, perché 1.5, che cazzo fa? Cioè, non l'ho capito veramente. Non ha finito la benzina perché va. Beh, se Giro di là. Cioè, Mauro si prende la penalità e pochi cazzi, cioè non aspettiamo due giri per lui, mo. No, ma anche adesso perché sta andando piano. Appunto, quindi se Massimo metti che si sta rilanciando, non aspettiamo che finisce questo più il prossimo. Ciao ciao, perché. Cioè, sono passati 10 minuti. Ha alzato il piede apposta, cioè no. No, dovrebbe solo rientrare a box. Troppo complesso. Già così e fanno cagare online. Se non si può venire ad aggiungere. Io non compro il gioco se la, se la traiettoria non è buona. Chiudi quelli Codemasters. Niente box, Mauro. Ci mancava solo che dovevamo aspettare un altro giro, cioè mo. Dobbiamo aspettare pure Matteo. Ma perché Matteo ha alzato il suo guardo? Perché non aveva fatto il giro. Ah. Giangiata. 47. Infatti lo penalizzeremo. Oh, non trovo, dove sono io? Mi servono gli stuzzicadenti. Where are the stuzzicadenti in my house? Oh. boh. Cizio e Cizio non hanno. Cosa fa? Adesso spacca la macchina. Ma lo squalifica, mo, guarda. 3? 2? No, la rete, no, la rete. Ma che fa? Uno e 47 mi sa che non era il delta, ma era qualcosa. Ma
Sì. Deve tirare velocissimo, si deve tirare. Ma Chicks perché non si ritira? Ah no, ha avuto Pix, vabbè. Adesso Matteo scrive porco minchia. Dove sono gli stuzzicadenti? Ok, termina la Q1. Due squalificati che sono Matteo e Gallias. Gallias addirittura il gioco mette Gallias 15esimo. E poi penso accederanno entrambi in Q2. Ma poi? Se non lo capisce perché si riferisce anche a te. Quindi no, non è vero, scherzo. No, non è vero, scherzo. L'avrei detto a chiunque. 47 sono i cromosomi che Matteo si percula da solo ogni volta. Che dice sempre 47 cromosomi. E quindi... infatti ti si applica. No, vabbè, allora, se sapete che quando sono in live commento sono un po'... dissatore, quindi vedi, mo gliela fa fare la sessione. Gliela fa fare la sessione Matteo e Gallians, ma poi non sono sicuro che glieli fa partire. Quindi, secondo me, Gallians e Matteo si dovrebbero ritirare perché rischiano di togliere un posto in Q3. E poi consumano gomma. Non si usano quei termini. Ma che cazzo succede? Bene, abbiamo quindi due piloti che escono subito sia in pista che dalla lobby. Matteo, che francamente sarebbe stato candidato a uscire comunque in Q2, e Gallians un po' a sorpresa detiene il record di partenze dall'ultimo posto. E oggi il gioco ha deciso che voleva contribuire. No, è crashato, ha detto che è crashato. E penso che il fantasma ha combinato qualcosa, perché è uscito poi che ha parcheggiato la macchina in un posto pericoloso. Chi è che sta facendo andare la lavatrice? Io. Perdon. Da bravo Giangi riconosci il rumore. Vabbè, dai, si parte, si fa sul serio finalmente. Chix, Uto Chix e Chix. Chix più Uto uguale Uto Chix. Easy, Uto è il personaggio di Tarzan. Ho dovuto cercare su Google. Quindi via. Chix... wow. Occhio Enzo che arriva. La Bea. La Clara. Vale la pena far notare che Mauro è l'unico pilota di questi che non è ancora entrato. No, invece sì, che dico. Super Seb è l'unico pilota di questi che non è ancora entrato in Q3. Ah, in Q3 è entrato in Q3. Oh, forse ha preso il muretto.
Assieme a Matteo, che non c'entra, che ci potrebbe entrare, ma secondo me il gioco comunque lo farà partire ultimo. No, taglio, dici. Come ha fatto a tagliare lì? È andato lungo lì. Quindi niente, si deve rilanciare. Le bombe del Q2, sarebbe meglio forse entrare a fare un, entrare a montare un set di bombe di nuove. Non fa così. Beh, 3 secondi meglio della Q1, mamma mia. Ferrari. Vabbè, però sarei su di loro, addirittura Russia. Aggressivo Mattia, e infatti box, box, box. Passa la Williams, alto Bob lì, sono tutti su gomma gialla, 41 e 4, ecco il primo tempo valido. Utopix gomma rossa, addirittura 45, quasi sicuramente dentro per la Q3, perché a giudicare dal tempo di Bob lì. Quindi Utopix si gioca, diciamo, il tutto per tutto. Però poi in Q3 non so quanto. Ma ci sono però dei piloti con la rossa. Vabbè, anche se due sono Matteo e Gallens. Non so se tutti in difficoltà o comunque su tempi alti. Bob Lee è l'unico che ha fatto segnare un tempo buono con la gialla. Taglio superstimo. Sì. Oh, è andato lungo. Infatti Manu. Forse sì, lungo Manu. Alberto si è andato a mettere 46 con le gialle, l'ha fatto. Buon tempo. Wow! Brutto incidente. L'ha tenuta in piedi, non si sa come. Miracolo sportivo della macchina. Mi sa set di gomme da buttare. Ivan annullato. È in difficoltà comunque coi tempi. Poi sbaglio Ivan. È senz'ala, infatti. Ivan senz'ala. Super Simo, altro taglio. Sì, grandi difficoltà. A sto punto, cioè, veramente si può levare si può togliere il coniglio dal cilindro. Super Seb è quarto. E siamo oltre metà sessione, quindi... decisamente interessante. Mattia, no, Mattia è qua, pensavo fosse Manu. Utopix addirittura ha ritirato dalla sessione, quindi cioè definitivo, vabbè, probabilmente non si voleva, non aveva senso
uscire di nuovo, perché se quello è il suo limite non serviva. Un giro, prima posizione con le rosse. Forse quanto basta. Perché dietro sono tutte rientrate ai box, quindi non so, la gialla nuova non c'è, o escono con la gialla usata di nuovo, oppure sono costretti a uscire con la rossa. Arriva Mario, 876 giorni, senza far segnare un punto iridato, quarto posto, la mette dentro Fuchs nell'ultimo settore. Allora vediamo di Alfa Romeo. Di poco, pole position provvisoria per Mattia, 36-0 in linea sui tempi di Mario e Vincenzo. Manu nel primo settore. Mattia con le gambe. Mattia? Sì. Arriva Manu, sono curioso di vedere il tempo. Mamma mia, veramente lunga fino al traguardo. 41-4 in linea con gli altri. Cioè, quindi Alberto ha fatto 46 con le gialle, tempone, infatti si è ritirato anche lui. Non vuole scendere in pista con le rosse, quindi Cix con le rosse, però Fuchs nel secondo settore. Sicuramente per andare a mettersi dentro qualora completasse il giro, cosa che dovrebbe fare tranquillamente. Super Sima ai box, vediamo la situazione gomme. Allora, dettaglio gomma best lap. In Q3 dentro con la rossa ci sono Cix, Utopix e Super Seb. Però Super Seb secondo me con quel tempo non regge. Cioè, clamoroso il giro di Mattia e di Alberto, perché quelli con la rossa sono lì. Escono con le gialle e nessuno, Super Sima le rosse pronte. Quindi tutti sulla stessa strategia di prima. Mauro è uscito con la gialla, l'unico che non aveva ancora fatto fermare il tempo, come nelle sessioni precedenti, nei Gran Premi precedenti. Mauro sempre si riserva il colpo finale. Quindi vediamo. Anche Super Sima sarebbe importante per lui non partire così indietro. Wow, mamma mia, che testa coda quasi di Mauro. Clamoroso, secondo me questo giro è già da buttare. Quindi, boh. Ivan Ben fuori con le gialle. Ivan Ben sotto di 2 secondi e 4, dovrebbe andare anche lui per un bel 40 basso. Oh mio, Cix a spostarsi lì, pericoloso. Gallien è uscito lo stesso con le rosse addirittura. 41-2 di Ivan Ben. 41-8 di Vinci, che guadagna due posizioni. Gallians. Sicuramente ne ruba una. Super Simon Rossi. Anche lui. Mauro. Mauro è box. Mauro non ce la fa. Mauro è out. Super Seb è ai box. Se Ferrari è box, quindi Enzo è dentro, perché Gallians può anche superarlo, può superarlo anche Super Simo, ma gli altri sono tutti ai box, quindi può perdere massimo due posizioni. E allora dobbiamo seguire solo Gallians e Super Simo, perché sono loro che possono mettere fuori Mario e Luca. Per quanto poi Gallians in realtà penso proprio che parta ultimo. Pure nel caso...
Ma così parte pure con gomma usata, cioè non che gli conviene. Entra in Q3 e parte con gomma rossa nuova per essere comunque ultimo. Non so, poi da vedere se lo fa partire. È da vedere. Sì, ma forse è disincronizzato, può essere. Lo fare meglio andare lì. Ah, 14 minuti. Prima parte con gomma usata. Quindi dentro con rossa CX su Top X e quest'uomo qua se passa. Perché gli altri a memoria sono tutti su gomma gialla. Oh, Super Seb in questo momento è dentro con gomma rossa, ma difficile che regga, onestamente. Sì, Gallians è desincronizzato. Sì. 35-5 ottimo. Nel primo settore, considerando che i tempi su gomma gialla erano da 36. Quindi Super Simon, ecco, mamma mia, non deve strafare perché è dentro tranquillo. Gli basterebbe veramente battere il 43-5 del di Super Seb. Anche se Gallians, cioè, ma se Gallians me lo dà nell'outlap, scusa, non la, perché comunque prende bandiera Gallians, a prescindere che sia desincronizzato o no, infatti. Mamma mia, Super Simon sta veramente prendendo dei rischi quasi non necessari. 16-4 dovrebbe, sì, comunque è comodissimo dentro perché c'è Super Seb da battere. E poi ci sarà una bella Q3 per togliere la prima apparizione in Q3 a Super Seb. Super Simo dentro, sì, dentro tranquillamente con 41-0-32 41-0-31, me lo segna. Quindi dentro Gallians desincronizzato, non capisco. No, riesce, wow, infatti no. Fa il drive through. No, ma non capisco se poi terminerà il giro o no il suo vero avatar. Non il bot. Vediamo un po'. In teoria no niente. Vabbè, mo ci dovremmo assorbire 10 minuti del bot di Gallians che gira a mezza la pista. Comunque Chix Gladiator, Utopix, Formula 1, Lacto, Persimo, Ivan, Boblinic, Leon, Vinci, Sepp Ferrari. Nessuna sorpresa se non Mauro, che non è riuscito nemmeno a completare il giro. Quindi Luca partirà undicesimo, se non de... no, undicesimo. Miglior partenza dell'anno per il pilota Racing Point, che però dai tempi non promette comunque molto bene. Chissà se può portarsi a casa qualche punto. Occhio, mamma. Ma perché il bot, a prescindere, perché il bot deve continuare? Deve continuare su un giro veloce, cioè quando il giro è finito, è il proprio gioco buggato, a prescindere che sia desincronizzato o no. Il bot che cazzo continua a fare? Dai, mo sbatte. Ecco, alleluia, è uscito Gallians, penso. E quindi, mamma mia. Veramente Q3 senza particolari sorprese. Super Simo, Topix e CX con gomma rossa. Temponi di gladiatore di Formula 1 Life con le gialle. Vediamo, perché se quello è il gap reale con Ivan Ben, allora Utopix e CX hanno fatto dei giri buoni. Non per la pole position, ma comunque per lottare per una seconda fila. Poi io non credo che
Manu soprattutto, Bob Lee, si vadano così piano, però insomma già qualcosa per entrare in questa Q3. Quindi dettaglio no, perché tanto saranno tutti su gomma rossa. L'update, ok, e via. Ovviamente solo due giri, penso, a Baku, perché non c'è tempo. Non voglio mettere assolutamente alcuna pressione addosso a Seb Ferrari, che sarà l'osservato speciale di questa Q3. Guarderemo ogni suo singolo movimento. E Gladiator, come al solito, Mattia è il primo a uscire in Q3. Non vuole perdere tempo il pilota Alfa Romeo, che vanta anche il box più vicino all'uscita. Quindi subito fuori Mattia con CX, sempre secondo. CX, un po' di polemica a seguito del suo incidente con Rilex. Quindi vedremo se cambierà l'approccio in vista di Baku, perché le gare positive quest'anno le ha fatte. Il problema è che le altre gare sono state comunque zeppe di contatti o di polemiche, quindi è chiamato a dare continuità al nuovo CX. Ecco. C'è successo qualcosa di particolare? No, stavo solo commentando su CX. Cosa ha fatto CX? No, dicevo, CX osservato speciale dopo le polemiche di Zandvoort. Dovrebbe dare continuità alle opportunità buone, perché le gare belle le ha fatte, ma ha avuto comunque qualche problema di troppo nelle altre due gare. Forse che segue Mattia, eh? Sì, segue Mattia. Quest'anno l'ha fatta spesso la tattica di partire di attaccato al pilota davanti. Io non so, però potrebbe dare molto fastidio a Mattia questa cosa. E francamente non so quanto sia utile, visto che l'ascesa si prende a fine giro, non a inizio giro. Quindi boh, vediamo. Comunque giro di Mattia in quest'autostrada. Sì, troppo sotto, anche perché comunque, cioè, non guadagni niente a stargli addosso nel secondo settore. Gli ha guadagnato un sacco. Vabbè che stiamo parlando di Renault contro Alfa Romeo, quindi vediamo. Abbiamo visto prima 35,5 di CX in Q2, 35,1, 35,7 addirittura di CX, quindi tempone di Mattia, che abbiamo visto già in Q2 andare fortissimo, avere una marcia in più rispetto agli altri. CX veramente a vista d'occhio si è allontanato. Aggressivo per quella che sarebbe, potrebbe essere la terza pole consecutiva, impresa che, guarda CX quanto ha perso. Impresa che non è, secondo me, a memoria non è successa a nessuno, forse è successa nel 2016. Wow. Sì, CX forse non so se ha abortito, ma comunque indietrissimo, 14,8 di Mattia. Mentre Manu abortisce, mi sa. Manu a muro. 38, 39, 298 per Mattia. CX rientra in box molto sparato. Non vuole perdere tempo, proprio arriva, penso, Seb Ferrari. 16,5, quindi dovremmo essere su 41, su 40, 47, Fuxia. Perché poi ovviamente va a guadagnare. Osservato speciale, Formula 1 Life. Per 39,7, mezzo secondo forse veramente il limite che si può avere qua. 42, terzo posto per Vincenzo. Ivan Van Superstima box quindi per Manu, che ha rotto, abbiamo visto. Bob Lee 15,4, addirittura Fuxia, però è 6 decimi da Mattia. Contando che nel T3 dovrebbe guadagnare qualcosa, potrebbe prendersi una comoda seconda posizione. Chissà se non una, mentre Ivan Benna Fuxia nel T1 35,0, chissà se non può prendersi una
pole position a sorpresa Bob Lee, sarà molto vicino, invece no, 39-8, 39-8. Ivan Ben, che ha avuto un buon primo settore ed è l'ultimo a dover completare il primo giro perché gli altri sono tutti ai box. Lungo forse, però non tocca il muretto. 15-3. Mi sa più veloce di Bob Lee, ma non all'altezza di Mattia che aveva 14-8. Nel T3 sono piuttosto simili, quindi chissà se riesce a spodestare Formula 1 Life e Bob Lee. Comunque dovrebbe andare verso una comoda seconda fila Ivan Ben. Per 1 39 861, vicinissimo a Bob Lee che si mantiene in terza posizione per neanche 30 millesimi. Sono curioso di vedere il delta, quanto si prendono nel T3. 24-4 Mattia, 24-5 Alberto, 24-3 Bob Lee, 24-5 Ivan, 24-3 Vincenzo, 24-1 clamoroso di Sam Ferrari. Cioè 3-1-2 di Ali. Cosa? Cioè 1-2 di Ali. Mai. Ivan Ben sta lentamente rientrando, perché ha il fusta nel T1, quindi ci chiedevamo. Ivan Ben sta lentamente tornando ai box, sono tutti ai box. Allora sarà un ultimo giro molto delicato per Supersimo, che penso abbia finito le gomme. Però ha fatto un giro in Q1, un giro in Q2. Sì sì, poi su mano ci sarei arrivato infatti. Un giro in Q1, un giro in Q2. Beh, le gomme teoricamente ce le hai, quindi non lo so cosa vogliono aspettare. Manu, ovviamente un giro che sarà di vitale importanza, perché abbiamo visto ultimamente che anche partendo secondo difficilmente ha potuto contrastare Mattia. Però partendo decimo, voglio dire, sarà un grande rischio. Per quanto Baku poi sappiamo possa essere veramente una gara di eliminazione. E Alberto il primo ad uscire. Che il problema è che se parti decimo ti trovi uno fermo sul castello. Cavolo. Poi a Baku può succedere qualsiasi cosa, quindi vediamo. La Formula 1 Life, che lo sappiamo, i suoi problemi più che altro sono in gara, quindi per lui comunque già solo partire secondo potrebbe essere buono, potrebbe dargli un po' di speranza. Vediamo se può andare a migliorarsi. Insomma, è uscito anche Utopix. Vediamo dove ha pagato da Mattia. 35-1, tutto nel terzo settore praticamente. Che poi sono 4 decimi, non 5, perché uno ha fatto 2-9-8-1-7-0-6. Quindi probabilmente Alberto vuole levarsi subito il giro di mezzo, evitando il traffico, anche se vediamo, è vero che mancano 3 minuti e 40, però potrebbe uscire gente adesso, quindi infatti iniziano tutti a uscire. Non so quanto, in che condizioni possa essere la pista per Alberto, che comunque dovrebbe avere un buon 40 secondi di gap con i tre piloti che sono usciti. Quindi vai, si lancia Alberto un po' distante Utopix e poi tutti gli altri nel giro di lancio per festeggiare la sua 70esima gara. Escono due. È Super Simo forse? Super Simo? No, Ivan Ben. No, boh. Super Simo. Eccolo Formula 1 Life, che potrebbe avere comunque due giri, anche se a Baku secondo me la gomma non ti permette di fare due giri. Vediamo. Non penso possa fare la pole considerando quanto sia distante il gap, però chi lo sa, mai dire mai. Alberto ci ha abituato che soprattutto in qualifica i colpi ce li ha. 34.944 infatti, sotto di due decimi. Il problema è che lui soffrirà questa parte, quindi vediamo. Questa Williams si vede che fatica proprio a fermarla. Chirurgico al castello, preciso qua. Molto bene, molto bene.
Allora vediamo. Che poi mancherà comunque il giro a Mattia, però intanto potresti mettere pressione. È buono. Salta sul cordolo. 14.6. Mo non deve fare come Raikkonen nel 2018. E lo deve portare a termine il giro. 14.6, un tempo monster. Va Alberto. Vediamo se va anche la Williams. Deve richiedere tutto dai cavalli del motore Mercedes. Per la pole. Sì. 39.156. E intanto si mette davanti. Per la pole provvisoria. E la palla passa a Mattia, che si lancia in questo preciso istante. (ride) 35-1 di Bob Lee, che è sui tempi di prima. E Mattia deve chiedere tutto. 35.014, si sta migliorando, ma non è ai livelli di Alberto. Però è comunque sotto di un decimo. Utopix è quinto. È aggressivo. La vuole la pole, la vuole. La profuma. Arriva a mano, infatti. Su 15.4 però è alto Manu. Potrebbe anche non bastare per la seconda fila, ma forse anche per la terza. Hanno visto, seguendo il pilota sbagliato. Forse ho sbagliato. E Manu, quinto posto. 14.7. Siamo lì. Potrebbe essere la pole di Formula 1 Life che si risveglia dopo chissà quanto. È andato largo, secondo me non basta. La maledizione della terza pole consecutiva potrebbe colpire ancora. Attenzione a Ivan, che ha un 35-0. Mattia, ma secondo me non basta. Infatti 39-3. Ivan Ben. Manu ha chiuso quinto. Chix ha chiuso sesto, ma potrebbe andare forse a migliorarsi. Bobby a muro? No, Mario mi sa. Mario, che infatti si è ritirato. 14-9 di Ivan, che potrebbe mettersi. Bovia ha fatto 39-5. Superstimo ha chiuso in 45, alto. E allora palla Ivan, che chi lo sa, magari ha fatto una magia nel terzo settore. Ivan ha perso posizioni importanti in qualifica per questioni di millesimi. E vediamo. E la pole è di Alberto. Ivan non basta nemmeno per il terzo posto. Quindi Alberto in pole position. E ci torna dopo Abu Dhabi lo scorso anno. La magia di Formula 1 Life, che toglie la terza pole consecutiva. Ma chissà, Bob Lee. No, Bob Lee è alto. E anche Chix. E anche Manu. Quindi qualifica terminata. 9-9. Mario, che non si schioda dalla decima posizione. Maledizione dopo l'ottima qualifica in Australia. Superstimo anche lui molto altalenante. Wow. Molto male, Superstimo. Però a Baku può succedere di tutto. Volevo dirlo durante il giro di qualifica. Ma Mattia, comunque, sappiamo che Alberto accusa problemi pesanti in qualifica, quindi fossi lui non sarei troppo rammaricato. In gara, scusate. Non sarei troppo rammaricato di questa pole persa. Ovviamente per le statistiche sarebbe stata importante. Però Alberto, Mattia può comunque vantare di Manu in quinta posizione. Vediamo, sarà molto accesa davanti. Sono curiosissimo di vedere i primi giri, perché per un motivo o nell'altro, quando si è corso in questo campionato, il primo giro davanti perlomeno non è stato mai problematico. Il problema è stato il centrogruppo, perché il primo è sempre andato in fuga. No. Quindi per il termine sta qualifica, così faccio share, finisce la lobby e si va per la gara. Dai, non so cosa stiano combinando qua. Oddio, mamma mia. No, per no. Fortuna non conta, però non capisco. Infatti. No.
Ecco qua.